Camille, chiamiamolo primo giorno di scuola, primo giorno di allenamento, primo giorno di lavoro, una nuova realtà, una nuova avventura. Che cosa chiedi a questa tua esperienza a Trento? Cosa ti piacerebbe vivere qua a Trento nei prossimi mesi? Sarebbe bello solo vivere emozioni positive, emozioni belle qui in Trento. Ovviamente sport è fatto di tutte e due, cioè emozioni positive e negative. Speriamo che alla fine saranno più di questi positivi, e poi mi spero e aspetto un buon lavoro che faremo qui in Trento. Campionato, Champions League, Coppa Italia, tutto compresso perché saranno le Olimpiadi l'anno prossimo. Sarà una stagione corta ma intensissima davvero. Sì, ma mi sembra ogni anno, ultimi anni, stiamo parlando della stessa cosa. È così e va bene, cioè, per questo ci dobbiamo preparare e essere pronti. Arrivi in un contesto di squadra che ha cambiato poco rispetto all'anno scorso. Immagino che la prima cosa sia trovare un po' l'intesa con Sbertoli soprattutto. Sì, sicuramente, diciamo, io sono il corpo nuovo, il corpo strano che arriva da fuori. Avremo bisogno sicuramente un po' di tempo per conoscerci meglio, però abbiamo un po' di tempo, penso. Cioè, io adesso sono contento che ho questi due mesi adesso durante la preparazione per conoscere meglio la città, però soprattutto la società e già il gruppo che è qui. Secondo me piano piano proviamo e lavoriamo a costruire un bel gruppo, una buona atmosfera. L'impatto com'è stato con Trento, con la realtà, con la società? Molto positiva, cioè, è questo che aspetti, che pensi, cioè, quello che aspetti di una società di più alto livello, di una società che ha vinto il scudetto, e questo si vede che la società è di top livello. Ultima cosa, poi ti lascio andare. Sarà il primo anno che giocherai da atleta italiano, anche a livello, chiamiamolo, burocratico. Sì. Cambia qualcosa per te? All'azzurro pensi o per adesso è una cosa che non pensi? Vediamo, cioè, alla fine pallavolo è pallavolo, il gioco non cambierà. Di questo punto di vista spero che niente cambierà. Poi piano piano vedremo.